Ecco, sono sotto una grande parete rocciosa e la sponda è molto, scende molto rapidamente. Passiamo subito sull'angolo del fondale. Le rocce scendono quasi verticali col fondo, creano un angolo sul fondo all'incirca sui 4 metri e mezzo di profondità. Posizionerò la canna proprio sotto queste rocce, queste grandi rocce, sull'angolo del fondale, un punto che sicuramente le carpe frequentano per la ricerca di alimento. È un punto strategico, spero di riuscire a catturare qualche pesce di taglia in questo punto. In questa canna utilizzerò una pasturazione infatti molto mirata. Innesco sempre singolo 24 mm, ma pasturazione molto mirata con poche boilies intorno all'innesco, proprio per cercare di non attirare i branchi di carpe, i grandi branchi di carpe, e cercare invece di intercettare il passaggio di pesci solitari e di pesci più grandi. Quindi.